Nonostante viva Milano da qualche anno, ogni volta mi stupisco di quanto questa città sappia mantenersi in continuo mutamento. Non soltanto motore d'Italia, ma crocevia di influenze e soprattutto luogo in cui passato e innovazione si fondono costantemente, dando vita a un movimento perenne capace di proiettare chi viva tra le sue strade verso un futuro sempre nuovo e inatteso. Un'attitudine che talvolta mi capita di riscontrare anche in alcune aziende automobilistiche. È il caso di Kia, ad esempio. Quanto è cambiata in questi anni? E quanto ha saputo innovare senza perdere le sue radici? Il risultato è un progresso che sembra non avere limiti, una continua ridefinizione dei propri standard, tanto dal punto di vista qualitativo, quanto dal punto di vista dell'offerta, sia sul fronte della tecnologia che su quello del design. Un'evoluzione che ha portato a modelli dalla fortissima personalità come Sportage o come la nuova Exceed. Un crossover capace come nessun altro di unire versatilità e sportività in un solo prodotto. Prendete i motori ad esempio, tutti turbo, tutti con potenze molto interessanti, consumi contenuti e un basso impatto ambientale. Qualunque sia la soluzione di cui avete bisogno, Kia ha una risposta per voi. Tre, ad esempio, sono le offerte sul fronte dei motori a benzina. Un 1000, un 1004 e un 1006 con potenze che variano dai 120 agli oltre 200 cavalli. E poi ci sono i motori diesel, due le soluzioni a questo proposito. Lo stesso 1006 declinato in due differenti varianti di potenza, 115 e 136 cavalli. E l'ibrido? Beh, questo 2020 porterà con sé per questa Exceed due soluzioni in questo senso, un mild hybrid e un ibrido plug-in. Si tratta insomma di un'offerta davvero completa, quella messa a punto da Kia su questa Exceed, che trova nell'ambito urbano sicuramente il suo contesto di utilizzo elettivo, all'interno del quale spiccano le doti di maneggevolezza e risaltano alcune soluzioni tecniche molto raffinate come quelle utilizzate da Kia all'avantreno. Senza scendere in tecnicismi, quello che vi posso dire è che questa Kia monta una soluzione che consente alla vettura di ridurre notevolmente i sobbalzi in senso verticale, senza sacrificare nulla dal punto di vista del contenimento del rollio. Cosa significa tutto questo? Beh, significa maggior comfort a parità di dinamicità, a parità di divertimento quando si decide di guidare in maniera più sportiva. Ma di certo il design, l'elemento che più di ogni altro caratterizza questa Kia Exceed. Un lavoro, quello svolto dagli stilisti della casa coreana, molto interessante perché ha saputo coniugare in maniera davvero eccellente linee molto personali, molto sportive, con una grande abitabilità all'interno dell'abitacolo. Una sorta di cocktail tra emozione e razionalità. Come è stato possibile arrivare a questa sintesi? Abbiamo cercato di scoprirlo con una persona che ha fatto del design la sua vita e la sua attività principale. Renato, ciao! Ciao Alberto, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Renato Montagnier, designer, art director di Dainese, fondatore di Change Design. E siamo qua con lui per parlare di questa Kia Exceed. Ci sediamo? Volentieri. Facciamo subito un gioco. In quanto designer hai a che fare con persone provenienti da tutto il mondo, insomma la tua professione è una professione che si contamina. E peraltro tu mi dicevi in passato che hai frequentato molto la Corea. Proviamo a pensare quali elementi delle metropoli internazionali trovi in questo modello. Ma è sicuramente un progetto molto internazionale dal punto di vista del design. Seoul, dove appunto come dicevi te ho passato molto tempo, rappresenta bene questo mix di culture e di influenze dal punto di vista del design. È un design molto contemporaneo, nelle linee, nelle forme, nei rapporti tra i materiali. Trovo questa nuova direzione del design dove il linguaggio della tecnologia, il linguaggio dell'automotive, il linguaggio dello sport creano un'estetica assolutamente unica. E io devo dire che meglio di Seoul e del design che ho visto in Corea non ci sono tanti esempi in questo momento che riescono bene a catalizzare, no? Sono proprio il centro tra est e ovest, tra modernità e tradizione. E credo che Kia sia veramente un leader in questo nuovo linguaggio di design.
Senti, Kia ultimamente sta lavorando nella direzione di omogeneizzare in qualche maniera, di creare un filo conduttore a livello di design e di forme tra i propri modelli. Abbiamo elementi come il Tiger Nose, cosiddetto, la mascherina, la parte anteriore che è un elemento tipico. Ci sono delle altre parti della vettura che ti colpiscono particolarmente? Ma sì, il gruppo ottico ha sicuramente una dinamicità che è molto interessante e soprattutto in questo modello mi sembra che bene si integri, dando continuità anche a quella che è la calandra. In generale le proporzioni sono filanti, ma sono anche rassicuranti da un certo punto di vista, cioè ci sono delle proporzioni ben bilanciate. Il volume e l'altezza comunque non la rendono pesante, ma la rendono molto molto agile. Questo è un po' un filo conduttore e si trova anche nelle linee posteriori, anche nella connessione tra il parabrezza e il tettuccio, che si ripropone con una specie di piccolo dente e quindi che dà continuità. Molti elementi che sicuramente sono comuni nel design dell'automotive hanno qui, secondo me, un'interpretazione di nuovo molto giovane, molto contemporanea, che sì, parla di automotive, però che ha dei link anche con quello che è il design della tecnologia o comunque anche il design dello sport. Esiste una categoria di vetture in cui il design è l'elemento forse predominante, che è quella delle coupé. E i designer negli ultimi anni stanno coniugando quel tipo di richiami, quel tipo di linee con le linee dei SUV. Cosa ne pensi di questa categoria di vetture all'interno della quale possiamo ricondurre questa Exceed? Trovo che questa contaminazione tra il coupé e il SUV mi viene da paragonarlo al fenomeno delle sneakers nel design, no? Dove si parte da un'idea dove il SUV aveva delle utility che però poi vengono reinterpretate, vengono ammorbidite e danno vita a un linguaggio di design assolutamente nuovo, trasversale, che va al di là dell'utilizzo originale. Lo stesso, le sneakers le usiamo tutti i giorni, le scegliamo per l'emozione, per l'estetica, al di là della stessa performance. E credo che questo tipo di design, e in particolare quello realizzato da Kia, sia proprio in questa direzione. Quindi diciamo abbiamo una base di partenza che è quella del SUV, quindi dell'oggetto utile in qualche maniera, che svolge una funzione al pari della scarpa da ginnastica, come si diceva una volta. Esatto, la chiamavamo così. Che diventa però affascinante, diventa seducente in qualche maniera con la linea. Diciamo, il SUV era un culturista degli anni 90, no? Questi SUV coupé sono un corpo in forma, atletico. C'è questo concetto del wellness, no? Dello stare bene, dello stare in forma, e quindi danno anche un'impressione molto rassicurante rispetto alla dimensione un po' gonfiata dei SUV originali. Questo è lo stesso discorso delle sneakers, delle scarpe da ginnastica, che al di là della funzione vengono ormai scelte per il messaggio che trasmettono, no? E questo è il caso anche di questa automobile. È un messaggio di dinamicità, di flessibilità, di potenzialità di utilizzo in diverse situazioni. Infatti tu, che sei un super professionista, ti metti le sneakers. Sempre. Da un punto di vista degli interni, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare? Materiali, forme? Devo dire che la percezione degli interni è molto ricca. Piccoli dettagli, piccole finiture, l'effetto della cucitura, i rapporti, gli angoli, che sono molto simili anche al design della calandra esterna. Quindi c'è proprio un linguaggio che è molto maturo, secondo me. Si vede un'unità, un grosso lavoro nel creare proprio un linguaggio autentico da parte di Kia. Devo dire che da architetto sono rimasto molto molto impressionato.